Il titolo di questa mostra, Cor Magis, sono le prime due parole che troviamo sulla porta Camollia, una porta di Siena, che dicono Cor Magis, Tibi Sena Pandit. Siena ti apre un cuore più grande di questa porta. Quindi qui siamo in un periodo del 1300, Siena era una città molto aperta verso chi entrava in città, ma anche una città che viveva una vita dolce e riposata, come possiamo vedere poi guardando gli affreschi. Questa è la Siena di oggi, vediamo le due piazze principali, Piazza del Campo, dove si corre il Palio, Piazza del Duomo. È la parte più antica di Siena, chiamata anche Castelvecchio. Alcune notizie sull'origine di Siena. Una è una leggenda. La leggenda dice che Siena sia stata fondata dai figli di Remo, il fratello perdente di Romolo. Questi due giovani, che si chiamavano Aschio e Senio, temendo l'ira dello zio, fuggono da Roma su un cavallo bianco e un cavallo nero, portandosi con loro la lupa capitolina, che era il simbolo di Roma e che adesso è anche il simbolo di Siena, e giungendo su questo colle fondarono la città. Ma la storia è molto diversa. Siena era un piccolo villaggio e rimase un piccolo villaggio fino almeno all'anno 600, perché Siena non aveva acqua e quindi non avrebbe mai potuto diventare una grande città. La fortuna di Siena venne con l'arrivo dei Longobardi, quando i Longobardi cominciarono ad usare molto per i loro traffici, commerci, la via Francigena, che ancora vedete che attraversa Siena. Questa via Francigena era la via percorsa dai mercanti del tempo, e su questa via sorsero altri due borghi, il borgo di San Martino e il borgo di Camollia, di cui abbiamo visto prima la porta. I tre borghi si sono uniti e hanno formato la Siena odierna. Ecco che Siena dopo il 1000 comincia ad espandersi, arriva addirittura fino al mare, fonda il suo porto, che è il porto di Talamone, e qui viene a scontrarsi con l'altra grande città della Toscana, che era Firenze. Infatti abbiamo la famosa battaglia del 4 settembre 1260, la battaglia di Montaperti, nella quale però la vinsero i Senesi, e i Senesi videro in questa battaglia come un miracolo, perché i fiorentini erano veramente molto più forti di loro, che dedicarono la loro città alla Madonna ed elessero Maria la regina di Siena. Dopo la battaglia di Montaperti iniziò un periodo che è il periodo d'oro di Siena, con questo governo, il governo dei Nove, i quali proprio loro decisero di dare la commissione di dipingere una sala del palazzo pubblico, che qui possiamo vedere, di Siena. Diedero la commissione di dipingere una sala, la sala dei Nove del palazzo pubblico, appunto, a D'Ambrogio Lorenzetti, di cui adesso andremo a vedere gli affreschi. Ci troviamo davanti alla parete nord della sala dei Nove. Questa era la sala, chiamata anche Sala della Pace, dove si riunivano appunto i governanti di Siena, che erano 9 cittadini che ogni 2 mesi cambiavano il governo della città. Troviamo alla base una firma, possiamo dire, di Lorenzetti, Ambrogio di Lorenzo di Siena, quindi egli stesso firma la sua opera. E sotto possiamo leggere delle frasi che lui stesso ha lasciato come descrizione della sua opera. Questa santa virtù. Quindi, qual è la virtù su cui si basa il governo di Siena? È la giustizia. Questa è giustizia, questa donna vestita di rosso, giustizia che però ha gli occhi rivolti verso la sapienza di Dio, perché giustizia deve essere rivolta al bene e al vero, e intorno sulla testa ha la frase «Diligite justitiam, qui iudicatis terram».
amate la giustizia, voi che governate la terra. Dalle mani della sapienza scende la bilancia con due piatti. La giustizia che giudica i colpevoli e premia i buoni, la giustizia che dà i pesi e le misure ai mercanti e ai banchieri. Sotto giustizia, concordia, con questa grande pialla sulle ginocchia. Ecco che dai piatti delle bilance scendono delle corde che si annodano nelle mani di concordia, cioè colei che lega le corde, ma anche che lega i cuori, ed ecco il simbolo della pialla. La pialla è proprio il simbolo della concordia, perché per andare d'accordo bisogna togliere tutte le asperità, bisogna lisciare, piallare, come fa il falegname con il legno. Concordia dà nelle mani dei cittadini di Siena una corda. I cittadini si legano fra di loro e danno la loro corda nelle mani di questo personaggio che è il comune di Siena, il bene comune, che è vestito di bianco e nero, colori dei cavalli di Asco e Segno, come nella leggenda. Sotto c'è la lupa capitolina e i due gemelli che bevono appunto il latte della lupa. Intorno al comune ci sono le virtù, sopra la sua testa le virtù teologali che vengono da Dio: fede, speranza, carità. Accanto le virtù cardinali: temperanza, prudenza, magnanimità, fortezza e soprattutto quella centrale che è pace. Questa è proprio al centro dell'affresco. Questa infatti era la sala della pace. Pace è seduta su questo bellissimo divanetto con i piedi appoggiati sulle armi. Questo è proprio il significato principale dell'opera: un governo che pensa al benessere dei cittadini, come era il governo dei Nove, è un governo che porta alla pace. Continuando nella descrizione, vediamo accanto ai cittadini l'esercito e infine queste persone legate. Sono coloro che non seguono le leggi, quindi chi non si vuole legare liberamente al bene comune viene legato, cioè viene messo in carcere. Il titolo di questo affresco è Allegoria del bene comune. Allegoria perché Ambrogio Lorenzetti ha dovuto rendere con delle figure allegoriche, figure per la maggior parte femminili, ha dovuto rendere il concetto di base su cosa si basa il bene comune: sulla giustizia. Sulla parete est, questo grande affresco, questa è la parete dove sorge il sole, quindi vediamo anche dei bellissimi colori, i colori della primavera e dell'estate. Il titolo sono gli effetti che un governo che si basa sul bene comune, come abbiamo visto nell'altro affresco, quali effetti ha sulla vita dei cittadini? E qui lo leggiamo già: volgete gli occhi a rimirar costei. Costei è la giustizia, quindi il luogo dove vive, dove c'è la giustizia, ecco la vita di una città. Intanto questa è la città proprio di Siena, vedete il campanile del Duomo e la cupola del Duomo. Poi tutti questi palazzi bellissimi che si affacciano sulla via principale. Notiamo tutte queste finestrine, le bifore con le colonnine tutte uguali. Notiamo anche delle persone al balcone. C'è un uccellino, c'è una gabbia con un uccellino, c'è una signora che annaffia i fiori, ci sono i nidi delle rondini, quindi una città ben tenuta, ordinata, ma anche una città che cresce. Ecco dei muratori che stanno costruendo e tra questi muratori c'è anche una donna che lavora e qui siamo nel 1300.
Ecco un cortile nuziale, una sposa vestita di rosso, che era il colore in cui si vestivano le spose del Medioevo, un cortile nuziale, quindi una città dove ci si sposa, dove nascono bambini. Ecco i bambini che giocano, gli uomini che giocano a dadi, perché in una città dove si sta bene, si lavora, ma c'è anche tempo per giocare. Ed ecco il banco dei pegni. Ricordiamoci che a Siena è nata una delle banche più antiche, Monte dei Paschi di Siena. Le botteghe dove si lavora, la bottega del calzolaio, dove si fanno le scarpe. L'università, con l'insegnante e gli alunni, perché già nel 200 c'era l'università a Siena. Così come il negozio di alimentari, con il vino, le caciotte, i salami, il tessitore. Ci sono persone che escono dalla città per far pascolare gli animali, persone che entrano dalla campagna con un'oca e con un paniere, persone che contrattano con il calzolaio. C'è questa bellissima danza, che è una danza allegorica, anche qui sono 9 danzatori più una persona che suona, ed è proprio l'immagine di questo governo dei 9. Quindi questa non fanno parte della città, sono figure appunto aggiunte, infatti sono più alte delle figure degli altri abitanti, diciamo, di Siena. Ma gli effetti della città, gli effetti del buono della città si vedono anche poi nella campagna. Quindi se ci spostiamo, vediamo le mura di Siena. Ecco qua in alto la lupa capitolina, che è il simbolo di Siena, ed ecco la strada, la Francigena. Su questa strada abbiamo persone che escono per la caccia con il falcone, abbiamo persone che entrano in città con il maiale di cinta senese, il maiale tipico che tuttora esiste a Siena. C'è la famiglia che ha fatto compere ed esce dalla città, quindi la città, la via dei traffici. Ma ci sono anche i vigneti, ci sono le crete senesi. Possiamo vedere i contadini che lavorano, questi che mietono, chi sta battendo il grano, chi sta seminando. E in lontananza vediamo anche il porto di Siena, il porto di Talamone. Sopra tutta questa campagna dove si vive appunto lavorando, c'è una figura allegorica anche qui, che è Securitas, di cui ora vi leggo le parole. Senza paura, ogni uomo franco, libero, cammini e lavorando semini ciascuno. Questo è proprio il significato fondamentale di questo dipinto. C'è una città dove si può vivere liberamente, dove ciascuno può camminare in sicurezza. Sulla parete ovest, la parete dove tramonta il sole, ecco l'altro affresco, allegoria ed effetti del malgoverno, oppure del bene proprio, sulla città e sulla campagna. Questo invece è un unico affresco. Possiamo leggere le parole sotto, che ci spiegano proprio il senso. Là dove sta legata la giustizia, nessuno al ben comune giammai s'accorge. Là dove giustizia, che qui è stata spogliata nel suo bellissimo vestito rosso, ed è legata, nessuno si preoccupa del bene comune. Infatti al centro di tutto c'è il tiranno, che sembra un po' le fattezze del diavolo, con le corna, le zanne, ha in mano il pugnale, è strabico perché non vede bene la realtà. Ai suoi piedi c'è un caprone, che è il simbolo della Siena sottomessa, e intorno a lui non più le virtù, ma i vizi, la vanagloria, la superbia, l'avarizia, la guerra, la divisione, che è il contrario della concordia, il furore, la crudeltà, l'inganno, la frode. Il tiranno guarda invece appunto ai vizi. Ora, una città che è governata da una persona
che pensa solo al bene proprio e non più al bene comune, ecco che è una città senza popolo. La gente non si lega, non si accorda, non si unisce tra di loro. Infatti qui abbiamo la donna sposata che viene rapita, abbiamo una persona morta per la strada, una città decadente, un po' diroccata. L'unica bottega aperta è la bottega dell'armaiolo che fa le armi. Dalla città escono solo soldati e la campagna, come vedete, è una campagna spoglia dove si aggirano come dei fantasmi. I colori sono i colori dell'autunno, i colori dell'inverno. E sopra tutta questa città ecco che abbiamo un'altra figura allegorica che è Timor, la paura. Per volere il bene proprio in questa terra, sottomessa è la giustizia a tirannia. Giustizia è legata. Onde per questa via non passa nessuno che non abbia paura della morte, perché si ruba dappertutto, non c'è più la sicurezza, c'è il timore. E la curatrice della mostra così ha pensato di terminare questa mostra, con questo fatto che risponde a una domanda che lei si era fatta: ma da dove nasceva un uomo che poteva avere un'idea così del vivere insieme? E c'è questo fatto che lei ci racconta. Il 23 gennaio 1944 gli anglo-americani bombardano la periferia di Siena e distruggono una chiesa molto cara ai senesi, che era la chiesa dell'Osservanza di San Bernardino da Siena. La mattina seguente alcuni frati entrano nella chiesa per vedere che cosa era rimasto e vanno alla ricerca del crocifisso ligneo molto bello che c'era sull'altare maggiore. Il crocifisso era stato polverizzato, ma trovano la testa del Cristo. Il frate raccoglie da terra la testa che si era conservata e mentre la prende in mano la testa si apre e dentro trova un cartiglio, una piccola pergamena tutta piegata nella quale c'era scritto il periodo in cui era stato fatto questo crocifisso e l'autore, che fino a quel momento non si sapeva. L'anno del Signore 1337, mese di gennaio, quindi qualche mese prima che Ambrogio Lorenzetti iniziasse la pittura appunto di questi affreschi, l'autore Lando di Pietro, un orafo, quindi nessuno avrebbe mai pensato a un'opera di legno, e su questa pergamena una preghiera nella quale questo Lando chiede ai santi, alla Madonna, di proteggere lui, la sua famiglia e l'umanità intera. E questa è un po' la risposta alla domanda che la curatrice si era posta. Questo Lando di Pietro ha nascosto ciò che aveva di più prezioso e che nessuno avrebbe mai trovato se non ci fosse stato questo bombardamento, dentro la testa del Cristo. Quindi l'uomo che poteva avere questa idea del bene comune era una persona che dentro di sé portava proprio questo ideale, perché non è che a Siena ci fosse il paradiso, ma c'era la tensione ideale al bene comune.